Benvenuti amici a un nuovo appuntamento di Right to Live with My Podcast. Qui al microfono c'è Luca Maressa e oggi parleremo di ultra cycling, o come lo si definisce in italiano, di ultraciclismo. Quindi sintonizziamoci sulla giusta frequenza d'onda e diamo il benvenuto all'amico Mattia De Marco. Ciao Mattia e benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Allora, molti sicuramente conoscono Mattia, quindi non ha bisogno di presentazione, però insomma qualche cenno lo facciamo. Allora, Mattia, classe 1991 di Noale, è la nuova rivelazione italiana dell'ultraciclismo degli ultimi anni. Può vantare vittorie veramente importanti nella scena nazionale come la Race Across Italia, la Romagna Ultra Race, la 24H Dolomitics, la Trans Dolomitics Way, che tra l'altro deve aver portato a termine insieme a Omar De Felice, ma dopo insomma ce lo racconterà, e la non meno importante, perché è una gara che passa vicino a Belluno, l'Ultra Cycling Dolomiti con i suoi 690 km e gli oltre 16 passi per un totale di 16.000 metri di dislivello. Tutte competizioni, per chi non lo sa, che vanno dai 400 agli 800-900 km da fare in autonomia oppure anche seguiti in macchina, comunque competizioni veramente snervanti, veramente importanti, e che comunque sfiorano bene o male quasi tutti i 15.000 metri di dislivello positivo. Mattia, quando è iniziata la tua avventura sulle due ruote e come mai ti sei approcciato all'ultracycling o ultraciclismo? Allora, diciamo che la mia avventura sulle due ruote comincia veramente da piccolino. Natale, quando ho visto i miei cuginetti, tra cui uno adesso è una World Tour, certo Alessandro De Marchi, girare con questa biciclettina, con questo caschetto colorato, e da lì, tornato a casa, ho chiesto a mio papà, ovviamente era una passione di famiglia, di provare. Quindi non sono mai stato spinto a salire su una bici, ma è stata un mio desiderio, una mia voglia di provare, e da lì basta, da lì non sono più sceso. E ho fatto tanti anni di agonismo, poi diciamo che si è chiuso un capitolo 3 anni fa, e da lì, sai, un momento un po' strano della mia vita, che non sapevo bene se cosa fare o se continuare, eccetera. Insomma, sono stato 2 mesi senza la bici, ma poi se niente, la bici, se ti piacciono in bici non riesci a star senza. E niente, da quella volta lì ho cominciato a pensare a nuove sfide, a dove potevo insomma avere un nuovo obiettivo, e ho trovato il mio obiettivo nell'ultracycling. Ho provato per scherzo, comunque per testarmi, per mettermi alla prova un'ulteriore volta, e da lì ho scoperto un altro mondo, un altro modo di andare in bici, ed è bello, cioè mi sto divertendo probabilmente molto di più di quando correvo. E sto conoscendo la vera cosa vuol dire essere veramente appassionati di bici. Infatti, ecco, nelle chiacchierate delle scorse ore, prima di questa video intervista, a un certo punto Mattia appunto ha detto: sono passato dal sacrificio dell'agonismo a quello che è il vivere la passione della bicicletta. Quindi è proprio vero. Sì, diciamo che quando sei agonista c'è poco da fare, l'obiettivo è vincere, l'obiettivo è fare risultati, l'obiettivo è trovare sempre qualcosa per migliorarsi, e da un certo lato questa cosa è sì bella, nel senso che ti metti comunque alla prova, ma anche snervante, stressante, cioè tu ti alzi la mattina che devi allenarti per poi alla gara vincere, non puoi... cioè il fallimento non è contemplato. Ehi. Mentre la bici è tanto altro anche, cioè può essere da partire, fare andare a lavoro, può essere da fare il giro la domenica con gli amici, può essere a perdersi in mezzo ai boschi, può essere a stare una settimana senza lavarsi e dormire su un sacco a pelo. Ci sono tante sfaccettature di come possono vivere la bici, ed è bello, cioè, scoprirle tutte.
E poi è chiaro, se nasci agonista, la vena competitiva non puoi soffocarla. Quindi Certo, anche a c'è. me mi piace farmi i viaggi, mi piace divertirmi con gli amici, ma ogni tanto ho bisogno dell'obiettivo, ho bisogno della gara, ho bisogno di, insomma, di andare, di finirmi, di arrivare stanco, morto la sera, ma di sapere di aver fatto, cioè di aver raggiunto quello che volevo. Quindi l'agonismo è una parte di me, lo resterà sempre, però ho aggiunto altre cose e penso che farebbe bene anche a chi corre tra i professionisti o comunque di capirla prima possibile questa cosa, perché ti alzi alla mattina veramente Con molto un'altra più vita. leggero. Sei, ecco, giusto, hai detto una cosa proprio bella. Ti alzi la mattina leggero, immagino che proprio sia una cosa importante per come si vive proprio la bicicletta. Tra le altre cose, quando ho conosciuto Mattia, parlando del più del meno, lui mi dice: a me piace uscire la sera in bicicletta. No? Allora, una cosa che mi ha subito bloccato è: anche a me piacerebbe, ma ho un problema. Ho il problema che ho paura del buio e ho sempre questa paura anche che si avvicina il momento in cui entro in un bosco da solo, mi guardo a destra e a sinistra perché tra orsi e lupi sembra quasi che mi debbano mangiare. Però anche te hai questa paura, ma come fai? Sì, diciamo che le prime notturne non le ho fatte da solo. Sono andato sempre con amici e sì, anch'io fin da piccolino, ma penso, non so, penso non ci sia poche persone che abbiano almeno un po' paura del buio. Però Certo. sai, dopo che vai una volta in mezzo alle Dolomiti, senti il silenzio che c'è, vedi le stelle in alto, cioè vedi che stai faticando. Sei tu e la bici e i tuoi pensieri, ed è una sensazione bellissima. Magia. E sì, poi dico, l'ho provata anche, probabilmente dopo ne parliamo, magari anche in Marocco, perché fino all'anno scorso, sì, finché sono di notte in Italia, quindi nel mio paese, mi sento un po' più sicuro. Andare in un altro paese è anche un altro step ancora. Dormire poi in un sacco a pelo buttato, cioè in realtà non vedi dove dormi, perché te lo scopri solo magari alla mattina, alle prime luci, dove ti sei. Dopo un po', diciamo, ci fai l'abitudine. Fa parte del gioco. Eh sì, devi per forza assecondare la tua paura, ma basta affrontarla, magari a piccoli step, ma poi scopri anche nella notte una cosa speciale. Infatti, parlando appunto di sacco a pelo, Mattia mi ha anche detto che comunque ha terminato la Veneto Gravel nel 2019 con un tempo di 30 ore. Ricordiamo che sono oltre 700 km e 3.500 metri di dislivello. Ma in queste situazioni, pedali di continuo, ininterrottamente, ti fermi anche comunque a dormire? In queste gare, come può essere anche le altre, come può essere la Race, la Cross Italy oppure altre, insomma, la Dolomitics. La Dolomitica, visto che comunque parliamo qua localmente. Ma diciamo che fin diciamo 700 km o comunque una notte sveglio riesco comunque a tenerla. Quindi finché sono eventi dove sei impegnato dalle 24, 30 o comunque 35 ore, 40 ore, riesco a, diciamo, a tirarle dritte. Mamma mia. Ovviamente non ci sono delle soste intermedie, ma sono le classiche soste per mangiare o per un attimo, delle volte comunque a me capita soprattutto non tanto la notte, mi viene un po' di sonno magari alle 3 di notte, ma poi diciamo che anche il sonno passa. Cioè hai dei momenti che magari stai prendendo sonno sulla bici, bastano 5 minuti a fermarsi, magari mangiare qualcosa o fare qualcosa di diverso, perché è la monotonia delle volte che frega e cadi nel sonno. Se invece ti fermi un attimo, fai qualcosa di diverso, diciamo ti ripigli abbastanza in fretta. E poi il problema di solito è la mattina appena sale il sole.
anche lì hai una... Esatto, cala la temperatura, perché comunque anche se ci sono 10-15 gradi, comunque quando sale il sole la temperatura cala di 3, dai 2 ai 3 gradi e cominci a essere già stanco e li senti tutti. E in quel momento magari hai un altro momento dove dici, ma cosa sto facendo? Cioè, aspetta, dormo. E invece lì basta tenere duro e poi anche quella passa. Poi quando oltrepassiamo le 40 ore, quindi la seconda notte, non ho mai, diciamo, la seconda notte io almeno ho bisogno di dormire, che bisogno di dormire, si parla di 3 ore, Non non... stavo... Ecco, la domanda sarebbe stata: ma quanto? Perché uno si immagina 8-10 ore, ma insomma in una gara. Ah, ad esempio in Marocco in 4 giorni e mezzo abbiamo dormito all'incirca pari 14 ore, Mamma mia. più o meno. Ed era un lusso, cioè dormire 14 ore era un lusso. Con Omar, alla Transdormitic Way abbiamo dormito addirittura di più, e dormivamo addirittura in strutture, non in sacco a pelo. Quindi ci sono vari modi di affrontare queste gare. C'è chi non dorme. Cioè, c'è chi dorme in 3 giorni, dorme 3 ore, però sinceramente non lo vedo una cosa, cioè, sana per il fisico. Io in 3 ore, quando sono, ovviamente sei focalizzato nella gara, quindi hai tutta una tutta mentalità rispetto a quella che puoi avere in una giornata normale. Quindi il recupero, cioè 3 ore sembrano 8 quando le dormi, anche perché devi essere bravo a fermarti nel momento giusto. Certo. Quando ti fermi, devi appoggiare il sacco a pelo, devi, il tempo del sacco, aprire il sacco a pelo, infilarti dentro e devi prendere sonno. E 3 ore di solito bastano, sembra di no, ma bastano. Bastano. E poi ti dico, non andare oltre mi sentirei di rischiare troppo. Io preferisco magari pedalare più forte. Piuttosto fermarmi, piuttosto che, come fanno, una tecnica anche quella, magari pedalare molto più piano, molto più lento, ma non fermarsi. Io ho la fortuna, ovviamente, di avere ancora delle buone gambe e di sfruttarle, cioè durante quando sono in bici spingo, non è che vado a vedere se lì se va, mi spingo e magari poi mi prendo la mia sosta di 3 ore. Come dicevano, menare sui pedali e via. Per Esatto, per forza, forza. Intanto senza tanto lamentarsi. arrivano anche un po' di domande sulla diretta Facebook, perché ricordiamo che siamo sulla diretta Facebook, però stiamo registrando anche il video per YouTube e poi il podcast. Allora, la domanda appunto che fa Marco riguarda come fai a fare tutti i giorni così tanti chilometri senza avere problemi muscolari alle gambe. Ecco, prima vorrei un attimo ricordare che Mattia, questi sono numeri dati appunto dai vari social, social sportivi. Mattia nell'ultimo anno ha fatto un qualcosa tipo 38.000 chilometri in bicicletta, quindi veramente veramente importante. Quindi ricollegandomi appunto a quanto chiedeva Marco, come fai a fare così tanti chilometri senza avere problemi e soprattutto poi come organizzi i tuoi allenamenti? Perché mi viene da pensare a tabelle ogni giorno, watt, chilometri, salite, dislivelli, come ti approcci un po'? Allora, diciamo della parte dei problemi, diciamo che quando pedali da tanti anni, comunque il corpo si adatta al movimento. Poi ovviamente ci sono delle persone che possono essere più soggette, immagino, a infiammazioni alle ginocchia o cose del genere. Io sono fortunato che almeno per ora non ho avuto grossi problemi a livello muscolare. Aiuta tanto ovviamente la posizione in bici, è una di quelle cose essenziali che se una persona pedala non da 20 anni come faccio io, ma comincia ad approcciarsi al mondo, secondo me la posizione in bici è la base, cioè è il primo step che è da fare.
si risolvono molti problemi fin da subito, anche perché poi se cominci a pedalare magari inizialmente non hai dolori, ma è perché il corpo tendenzialmente è una macchina che sopporta, 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 poi a un certo punto Esplode. salta. Quindi magari certi non dicono, vabbè, io mi sento bene in bici, vabbè, pace, pedalo, mi metto la sella come voglio e sto bene. No, il primo step da fare è andare a fare un posizionamento corretto. Poi il fisico si adatta a qualsiasi, anche a qualsiasi carico di lavoro. Io non è che sono passato dal giorno alla notte a fare 5.000 km all'anno a quelli che faccio adesso. Ci sono vari step. Quando correvo, comunque ero uno che mi piaceva fare chilometri, quindi magari non facevo i 38.000 di adesso, ma i 25-30.000 li facevo comunque. Poi, vabbè, ho magari più costanza, non faccio magari più il mese e mezzo che facevo quando ero all'agonismo di stop a fine stagione. Diciamo, ci sono un po' di cose che giustificano quei numeri. Poi, per quanto riguarda invece le tabelle, per quanto riguarda io da 3 anni a questa parte non ho delle tabelle fisse, ma preferisco rispetto a prima, dove le tabelle comunque erano un vincolo, preferisco divertirmi. Ovviamente, se si ha un obiettivo, si devono avere comunque dei giorni da dedicare a determinati lavori, a determinati esercizi. Ma io sono dell'opinione che anche se un giorno io voglio solo pedalare e divertirmi e fare 10-12 ore in bici semplicemente perché voglio farlo, fatelo. Non sarà sicuramente quell'allenamento che vi rovinerà la stagione oppure quello che vi siete prefissati. Bisogna vivere la bici. Esatto, bisogna divertirsi. Io ho scoperto, anche questo all'inizio facevo molta fatica a andare via con gli amici e che ne so, in 10 ore che stiamo via in bici stiamo fermi 4, ma perché magari c'è un punto dove da fare delle foto be belle, c'è un punto che merita di fermarsi e di stare lì 10 minuti a goderselo, oppure semplicemente andare piano o semplicemente magari io sono più allenato ma vado via con un amico un po' meno allenato, riesco a stare con lui perché voglio stare con lui, e quello non è che vado a pensare no, oggi vado piano e quindi rovino la mia giornata di allenamento. Diciamo che io sono dell'idea che bisognerebbe un po' alleggerirsi, un po' vivere la bici per quello che è e i risultati andate tranquilli che vengono comunque. Anche se dobbiamo dire che qualsiasi uscita della domenica con gli amici scatta l'ignoranza. E l'ignoranza è quella che devi sempre passare davanti e ti fai passare, quindi quella ci Ah sta. sì, ma Quella è il bello del ci sta. ciclismo, è anche quello, insomma, dai. Esatto. Quindi secondo me c'è delle volte c'è un po' troppa, come posso dire, fissazione su dei numeri scritti o delle cose da fare. Fate quello che vi piace, pedalate. Non c'è una regola scritta, secondo me, per andare forti in bici. C'è la regola di bisogna divertirsi, non bisogna Divertirsi. farlo mai per forza e mai se non si ha voglia di andare in bici un giorno, pace, lasciatela lì, non succede niente. E l'alimentazione? Anche lì l'alimentazione, diciamo che anche come diciamo gli allenamenti, non seguo più una tabella. Ho fatto già degli anni dove dovevo stare attento a cosa mangiavo, perché magari se mangiavo un po' di più il giorno dopo non andavo piano perché avevo mangiato, che ne so, il gelato in più o quello, le patatine fritte, ma andavo piano perché pensavo che quello che ho fatto non andasse bene. Invece adesso ho scoperto che anche quello lì conta, sì, conta se sei un professionista e devi migliorare anche quell'1%, perché quell'1% fa la differenza. Ma per pedalare e divertirsi, cioè, secondo me non ne vale la pena. Chiaro, ci sono dei limiti,
non vi sto dicendo che mi mangio patatine, salsicce e crosticino tutti i Certo. giorni. Sono delle, cioè, ci sono dei limiti, ma lasciamoci anche la testa libera anche sotto questo punto di vista qua. Non serve seguire una dieta super ferrea perché pe si pensa di migliorare. Conta più essere felici e contenti di aver mangiato una pizza piuttosto che aver mangiato il petto di pollo perché la pizza fa ingrassare. Io su questo ti approvo. Io mi mangio anche le patatine fritte e la birra media nel frattempo. Esatto, e la birra fa benissimo, almeno su di me, dopo le lunghe giornate, fa benissimo. E poi sei più, poi pedali più felice. E Esatto, quindi, esatto. ma nel momento in cui parliamo di bicicletta, di uscite, di vivere la bicicletta quotidianamente, quindi che sia l'avventura piuttosto che l'allenamento o l'uscita con gli amici, quanto è importante la forza e quanto è importante invece la testa? Nel tuo caso, ovviamente. Beh, allora se vogliamo spostarla sull'argomento, diciamo, principale, sulle gare lunghe, la testa, diciamo che le gambe contano le prime 10 ore. Le altre, poi ho notato proprio questa cosa, le prestazioni si appiattiscono tantissimo. Quindi diciamo che non c'è grossa differenza dopo le 10 ore tra me e una persona, tra virgolette, che pedala magari la metà di me. Lì poi è la forza proprio della testa o comunque del pianificare, che ne so, le soste, di perdere il meno tempo possibile per le cavolate o comunque essere lucidi. Quindi per gli eventi lunghi essere super allenati delle volte serve fino a un certo punto, serve essere forti di testa, quello sì, perché ci saranno tanti momenti mentre pedali dove dirai no, basta, chi me lo fa fare? Perché devo fare tutta questa fatica? Perché devo soffrire così? E lì c'è poco da fare. Se hai una testa forte, riesci in qualsiasi, anche strisciando, arrivare all'obiettivo. Se sei debole di testa perché ti sei allenato tanto, ma non hai proprio rafforzato la tua mentalità mentre sei in bici, sarà molto più difficile arrivare all'obiettivo. Io ho pedalato con dei ragazzi che veramente magari andiamo a fare una salita secca e non c'è storia, mentre magari nelle pedalate lunghe arrivavamo alle 10 ore che facevo magari fatica io a stargli dietro, ma perché loro erano in quel momento, erano focalizzati sul loro obiettivo. Ed Certo. erano magari molto più forti di testa di me in quel momento. Ma c'è un allenamento per la testa? Perché se allora sentivo parlare per quanto riguarda l'ultra maratone di corsa, che molti utilizzano il tapirulana per cercare insomma di oppure la pista, tante ore in pista giusto per allenare la testa quando manca proprio l'obiettivo e quindi cercare di avere un qualcosa che ti manda avanti. Io non ho mai utilizzato questi metodi, o che ne so, ho fatto lunghe sessioni sui rulli. Io delle volte semplicemente cerco di isolarmi, nel senso, quando sono in bici, delle volte ho bisogno di andare via da solo, senza nessuno, e pensare, stare da solo, insomma. Quindi ho fatto dei giri lunghi anche l'anno scorso, cioè quando si poteva, da dove stavo via 12-14 ore, per carità, qui in Italia. Isolarsi completamente so che è molto difficile, però cercavo di stare bene da solo, con me stesso, e almeno per ora anche questo ha funzionato. Poi è chiaro, Certo. io sono il primo a dire che non ho mai fatto un evento di più giorni da solo, perché anche alla fine l'Atlas l'anno scorso ho fatto il primo giorno e mezzo da solo, ma poco cambia, poi ho rotto il manubrio e sono rientrato con gli Ma altri due ragazzi. Quindi ci arriviamo perché ho un po' di domande. in realtà non,
Io devo ancora fare qualcosa di veramente isolato da solo, dove mi sento più un. Quindi non lo so neanche cosa potrebbe succedere a me. Certo. È un'altra cosa che scoprirò. Ecco, c'è un'altra domanda che arriva da Marco Lotto e chiede i rapporti che usi nell'ultracycling. Ecco, li andrei a differenziare perché ovviamente tu fai sia gravel e sia su strada, perché appunto tipo la Dolomitica sono gare appunto su strada, sui nostri passi. Allora, io a memoria, tipo la Transdolomitic Way che avevo fatto con Omar, avevo anni che fu, montavo SRAM e avevo il 35-33 come rapporto più, diciamo, più agile, anche perché lì viaggiavi abbastanza carico e dovevi avere comunque tutto con te. E, quindi normalissimi, cioè rapporti sì. Io sono consapevole, è meglio avere un dente in più piuttosto che un dente in meno, sicuramente sugli eventi lunghi, anche perché poi cominci ad avere delle velocità dopo un giorno che sei in bici veramente basse, e magari una salita lunga con un rapporto agile riesci anche a gestirla con dei rapporti un po' pesantini. Io sono, magari farei fare, cioè fate delle prove. Provate a caricare la bici, perché da carica a scarica la bici cambia Cambia. completamente, ovviamente anche in salita. Mentre con la gravel, di solito ho il monocorona, io sono pro monocorona, cioè sul gravel tutta la vita monocorona, toglie un sacco di problemi, diventa una bici molto più semplice da utilizzare nello scommesso. E anche lì l'Atlas, ad esempio, avevo un 36-44, mi pare. Quindi anche lì dei rapporti più agili sono, anche perché se pensate alle velocità, non raggiungerete mai delle velocità anche in pianura molto alte. Quindi non serve avere paradossalmente dei rapporti lunghi, serve avere dei rapportini quando si va in salita per tanto tempo e con la bici magari che pesa 25 kg. Meglio avere un rapporto, un dente in più, come dicevi te, appunto, che Eh uno in sì, meno e soffrire. Ecco, sicuramente. a proposito di bici, vabbè, ricordo a chi ci ascolta che Mattia è un atleta della 3T e utilizza appunto un telaio della Exploro. E un telaio tra l'altro particolare, perché adesso noi andremo a vedere un po' di fotografie adesso mentre parli, però un telaio che a tutti gli effetti è una tela, è un quadro. Cosa rappresenta quel telaio e come l'hai appunto dipinto? Allora, quella come dici bene è una tela. E infatti adesso io non utilizzo neanche più quella bici. Adesso penso di appenderla proprio nel mio salotto e tenerla lì gelosamente e guardarmela ogni tanto. Perché quella bici lì è nata con Giorgio Dalla Costa, un artista di Vicenza. E che un giorno mi ha chiesto se volevo una bici dipinta da lui. E io gli ho detto va bene, ok. Poi diciamo che quella bici lì è la mia bici. Cioè Giorgio ha ascoltato, ci siamo trovati, abbiamo chiacchierato e poi ha detto ok, adesso lasciami un po' di giorni. Metabolizzo quello che mi hai detto e poi ci rivediamo. Ed è stata di bici belle, ne ho avute, però quando ho visto la mia bici, ho detto: cavolo, sono io dipinto, cioè è il mio essere dipinto in un telaio. Non so come ci sia riuscito Giorgio, però è l'unica bici che mi ha trasmesso quel qualcosa in più. E poi, diciamo che con quella bici ho corso l'Atlas e quindi si sono diciamo, aggrappate a quella bici altre esperienze. E adesso quella bici non dico che non voglio più utilizzarla, ma voglio. Ha fatto, tra virgolette, ha fatto quello che doveva e adesso voglio tenermela per me. È il tuo quadro, è il quadro della tua vita ciclistica, insomma.
Esatto, e adesso penso di appenderla, adesso ce l'ho ancora montata a posto, però adesso fra poco penso di appenderla, ce l'ho e tenermela lì solo per me e basta. Bella questa Adesso. cosa però, nel senso che qualcuno sia riuscito, ovviamente ti ha conosciuto il pittore, cioè parlando con te ha percepito dell'emozione, ha percepito un vissuto e l'ha trasformato nella tela dipingendo appunto il tuo telaio. Ma è una cosa molto bella che sia riuscito a riprodurre realmente quello che tu provavi, insomma, ecco. Eh sì, non so come ha fatto, però c'è riuscito. E di questo sono sempre riconoscente a Giorgio che mi ha cioè è stata la prima bici che mi ha emozionato a vederla. Dopo il Certo. resto puoi dire, ok, la bici che ho adesso, che è una Race Max nuova, montata Eckart, tutto quello che vuoi, è una bici bella, però non ha l'anima che ha quella bici lì. Certo. E tra l'altro, ho visto che hai anche testato il nuovo gruppo dedicato appunto alla grave della Campagnolo, Leccar, e che lo monti, mi sembra addirittura, giusto? Sì, io Com'è? l'ho provato sia su strada, perché in realtà nasce come gruppo gravel, però non è, è un gruppo endurance, quindi puoi benissimo montarlo anche su una bici da strada e l'ho provato in ambedue, diciamo, i settori. Sul gravel è il 13 avere quel dente in più, quel 13 velocità al posto del 12, al posto dell'11, cambia veramente tanto. Hai una bici molto più versatile, si può pensare veramente adesso ad avere un'unica bici per andare sia sul gravel sia su strada e non essere limitati dal monocorona, avendo magari due set di ruote. Campagnolo ha lavorato molto anche sulla scelta delle cassette pignoni. Non hai delle cassette pignoni con grossi salti cioè i salti dei denti, perché ovviamente devono esserci, li ha messi nella parte alta e quindi senti una bici, anche se è un monocorona, paradossalmente non hai quei cambi di pedalata che aveva magari un monocorona a 11 velocità o a 12 velocità. Certo. Poi diciamo anche l'impianto frenante ha un qualcosina in più secondo me rispetto ai competitor e per ora deve ancora cadermi la catena, ad esempio sul gravel. Anche il sistema di frizione che tiene, diciamo, al suo posto la catena funziona molto bene e poi diciamo l'ho provato su strada e anche su strada sono riuscito a fare una gran fondo senza problemi quindi diciamo che è un gruppo per una bici secondo me non solo da limitare sul grave ma una bici che può essere utilizzata per tutto diciamo una bici versatile che magari dico come ti dicevo prima io il monocorona l'ho utilizzato tranquillamente anche su strada. Poi chiaramente se si hanno invece si vogliono fare delle prestazioni di un certo tipo, chiaramente la doppia ovviamente ha dei vantaggi, però secondo me se una persona vuole avere una bici per far di tutto, una gravel montata Eckart si È risolve il giusto molto. compromesso. È bello, bello questo che la Campagnolo dopo tanti anni sia tornata con un qualcosa di nuovo, innovativo, perché ad oggi, insomma, ecco, dovrebbe essere il primo gruppo dedicato anche. Tra le altre cose ci chiedono, sempre sulla diretta Facebook, Mattia, come mai uno forte come te non corre tra i professionisti? Ma ritorniamo a quello che hai detto in principio, che dopo tanti anni di sacrifici nell'agonismo, adesso stai comunque vivendo la bicicletta come una passione, anche se, aggiungo io, stai vincendo tutto quello che c'è dell'ultracycling a livello di competizioni, quindi insomma, il Sì, motore c'è e è importante. diciamo che non corro tra i professionisti, sono chiaro, non per mia scelta. Non dico che ho rinunciato al mondo del professionismo. Diciamo che ci sono stati dei fattori che mi hanno portato a pensare. Io sono arrivato a fare lo stagista in una squadra,
sono arrivato a vincere una gara da stagista con una squadra professionistica e poi non mi è stato fatto un contratto, quindi diciamo che non è tutto oro quello che luccica del mondo del professionismo. Ovviamente non nego che era il mio sogno fin da bambino passare professionista, però non è facile. E ti dico, non ho, io sono, non ho nessun rimorso da quel mondo lì, cioè nel senso, io ho dato Certo. quello che potevo dare, ho dato tutto quello che avevo, doveva evidentemente andare così. E E direi che sta dopo anche andando bene. sì, dopo sta a noi crearsi, come dicevo all'inizio, nuovi obiettivi o comunque nuove ambizioni per far sì di non, diciamo che la bici non è solo quello. Tanto e tanto tanto altro. Ecco, sempre parlando appunto di avventure. Nel cosa non può mancare nei tuoi viaggi sulle due ruote? Perché vedo. Beh. Vorrei, ecco. Ci sono tante cose che non devono mancare. Allora mi viene a fare una battuta. Sicuramente il nastro isolante non può mancare. No, no, quello, cioè il nastro Raccontaci isolante, perché. non tanto il nastro americano, perché in quel caso non ha funzionato tanto bene. Però vabbè, nastro americano e nastro isolante. Con nastro isolante si fissa qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa. Perché dobbiamo E niente. ricordare che Mattia ha partecipato alla Atlas Mountain Race, che è una gara in Marocco che va da Marrakesh ad Agadir su un percorso di 1150 km, 20.000 metri di dislivello, e penso che di strada asfaltata ce ne sia quasi niente, se non proprio niente. Sì, no, po pochissima, però sei immerso in un mondo veramente, cioè, assurdo. E adesso E arriviamo lì allo scotch o al meglio al nastro isolante. niente, sono partito per, tra virgolette, vincere. Ho fatto il primo passo, passato dietro a Meyer, che anche lui è un ex professionista, andava tutto benissimo, poi ho un po' rallentato. Nella notte ho fatto una banalissima caduta perché ho sbagliato, cioè, ho sbagliato traccia, ho tirato dritto al posto di girare un bivio, mi sono girato e lì banalmente ho preso una roccia e mi sono incappottato da fermo, però niente di che. E niente, il giorno sentivo il manubrio che aveva qualcosa di strano, però ho detto, boh, vabbè, pedaliamo. E il giorno dopo su una discesa molto sconnessa e su un tratto, perché di rettilineo seguivo un certo Jay Pertervari, che è forse la persona più da prendere esempio nel mondo di quelle tipologie di gare lì, nel nulla. E niente, mi si è spezzato a metà al manubrio mentre scendevo. Non so come sono riuscito a stare in piedi, però avevo metà manubrio. Lì mi sono fermato, fatalità, c'era anche l'organizzatore dietro di me. L'organizzatore in quel caso non può fare niente, cioè non possono darti una mano, devi essere tu ad arrangiarti oppure devi ritirarti. Il ritirarsi non era una cosa contemplata per me e niente, sono stato un quarto d'ora seduto a pensare come poter aggiustarlo e niente, nastro isolante, tanto nastro isolante, ho in qualche modo agganciato la leva perché il problema era riuscire a frenare più che altro. E in quel modo lì sono riuscito a fare gli altri 3 giorni di gara. Poi, vabbè, riparandolo mi sono anche tagliato un pollice a metà con un Infatti. coltellino. E anche lì ho detto: no, aspetta, prima giusto il manubrio e poi pensiamo al pollice. Anche Ma il pollice hai lì usato il c'avevo. nastro? Anche là? Com'è No, ho usato l'ATTAC. l'ATAC? Hai sperimentato una nuova tecnica oppure la No, conoscevi già? allora era un taglio da punti e io ovviamente nel mezzo dell'Atlante non è che trovi il medico e ti metti i punti. Avevo provato col nastro, ma il nastro col sangue che usciva ovviamente non attaccava. E avevo letto, non mi ricordavo, ma non so neanche se l'avevo letta veramente, che l'ATTAC alla fine in casi estremissimi è un coagulante, coagula. E ho messo un po' di puntini di attacco, ho chiuso con un pezzo di carta,
e l'ho riaperto dopo 3 giorni e sono ancora vivo, quindi. Non ripetetelo, ragazzi, mi raccomando, perché è una tecnica che è andata molto bene a Mattia, ma perché è un po' fuori, è pazzo, diciamo. E tra l'altro, chi segue Mattia comunque lo può trovare in Facebook, cercando appunto Mattia De Marchi, oppure anche in Instagram, dove non mancano le fotografie che purtroppo non sono riuscito a trovare, ad inserire nella scaletta. Non mancano le fotografie dove si vede come ha realmente sistemato il manubrio e nel deserto, perché veramente sono posti unici, bellissimi, ma comunque fuori dal mondo. Aver aggiustato in una maniera così esemplare la bicicletta, oltre anche al dito, e aver terminato la gara, penso che sia una cosa unica. Ma cos'è che ti ha spinto a iscriverti alla Atlas? Ma probabilmente un altro step, perché sì, avevo fatto eventi lunghi qui in Italia, però non ero mai andato fuori paese, non avevo mai fatto qualcosa così lungo e così impegnativo sul gravel. Quindi ci sono stati tanti fattori che hanno fatto sì. Poi in realtà ho visto come tanti il video di lancio, perché era il primo anno che veniva fatta l'Atlas. Ed è stato un po' amore a prima vista. Poi aggiungici anche che un amico, una coppia di amici volevano farle anche loro. Insomma, una serie di cose. Ho detto, vabbè, proviamo. Proviamo. È andata bene comunque. Sì, diciamo che comunque io ero partito per vincere, però in realtà mentre salivo il primo passo, ero impegnato veramente ad andare a tutta già da subito. Quando ho scrollinato mi sono reso conto che stavo praticamente guardando per terra, cioè non mi stavo godendo i posti dove ero. E lì, già lì, prima di rompere il manubrio, stavo pensando di rallentare un po', perché mi rendevo conto che mi stavo perdendo tanto. Poi, tra l'altro, dico, il manubrio è stato anche un bene, nel senso che da quel momento la gara non mi interessava, nel senso, la gara non mi interessava più. Volevo solo pedalare e godermi il Marocco. Infatti, da lì, diciamo che il Marocco mi ha offerto delle esperienze uniche, che probabilmente, se non succedeva quel fatto del manubrio, non le avrei portate a casa. Come bere il tè nella tenda delle bellissime signore che stavano tessendo, ci hanno offerto il tè a degli sconosciuti vestiti da bici in mezzo al Marocco, in Marocco, cioè. Oppure un signore che l'ultimo giorno mi ha dato una mano a gonfiare la ruota, e subito dopo mi ha invitato cioè, a pranzo da lui. Probabilmente avevo un pezzo di pane che era il suo pranzo, e l'ha diviso con me con dell'olio, del burro di arachidi e del tè. Sono Esperienze piccole uniche. cose che ti porti, cioè quelle mi hanno mi porterò con me. Probabilmente, se non rompevo il manubrio, non le avrei vissute. Quindi sì, magari sarei arrivato tra i primi, ma con cosa? Nulla Non lo accade so. per caso, insomma. A volte Esatto. bisogna prendere proprio quello che è l'avventura ed è quello che accade durante il viaggio. Ma Esatto. hai parlato appunto anche di forature. Sei pro tubeless oppure camera d'aria? Tutta Tubeless tutta la la vita. vita. So che, cioè, non è facile stare dietro i tubeless, perché comunque hanno bisogno, non è che monti il tubeless sei a posto per sempre. Il latte ci si secca, la bici comunque va utilizzata, non può stare troppo ferma, perché sennò il latte si secca tutto, diciamo, nella parte bassa. Poi diciamo che, presa la mano, non è neanche così difficile montare una ruota tubeless, anzi, chiaramente ha bisogno della manutenzione che magari la camera d'aria non ha, però risolve molti problemi, soprattutto nel gravel, le Certo. forature magari per pizzicare, cioè anche la banale pizzicata col tubeless non succede, i mini fori
vengono, si autoriparano in strada, ovviamente, anche lì magari adesso ci sono delle gomme apposta per l'inverno, magari un po' più, una carcassa un po' più resistente. Sì, si può optare anche per non metterla tubeless, però diciamo che non è ormai cioè, come cambiare, cioè lo stesso tempo alla fine quando si è preso una mano montare una camera o montare una gomma tubeless. Sì. E per quanto riguarda il setting dell'attrezzatura, invece, ovviamente, come dicevi prima, la bici ha bisogno di un equipaggiamento, sia la bici sia appunto il ciclista. E spesso si vedono appunto borsoni frontali, sottosella, nell'intermezzo del telaio, e ogni borsa ha un suo specifico utilizzo, perché dipende anche dal tempo che ci metti a tirare fuori la roba, quindi di conseguenza come ti organizzi? Allora, anche lì diciamo che non c'è una regola fissa, cioè non c'è una regola da seguire assolutamente. Va anche in base alle esigenze, va a fare delle prove. Diciamo in via generale la borsa anteriore va diciamo le cose per la notte per dormire, quindi sacco a pelo, materassino, tutto quello che serve quando la notte ti fermi. Svuoti quella borsa completamente, hai tutto lì e hai tutto pronto per dormire. Diciamo invece la borsa nel telaio, quindi l'intermezzo, nella parte alta di solito se abbiamo una full frame, quindi tutto il telaio, vanno le cose che ti servono più spesso, che possono essere i manicotti, magari una giacca, o comunque le cose che metti e togli più spesso. Nella parte posteriore invece di solito nella parte bassa va eventualmente un cambio, però anche lì dipende se serve o non serve, comunque un cambio, può essere una maglietta in lana e magari il piumino, se si va in posti comunque c'è un grosso sbalzo termico, un piumino diciamo, serve, può servire. E poi quello che ci fa stare tranquilli, se una cosa vi fa stare più tranquilli, mettetela. Cioè non, come dicevo, non c'è una regola scritta. E poi di solito, magari se si ha la possibilità di mettere un portaborracce in più, magari adesso parlo nella gravel, diciamo quello a telaio basso, diciamo vicino alla guarnitura, Sì. magari lì una parte di manutenzione lì e magari una parte di manutenzione va sulla full frame in basso, quindi su Sì. quello spazio lì. Poi i bad, ci sono anche i bad, diciamo, quei piccoli marciapiedi che vanno sempre ai lati dell'attacco manubrio, può essere anche del cibo o comunque se si sta via più giorni una power bank, poi dipende anche dal settaggio magari delle luci che abbiamo una dinamo o abbiamo delle luci che vanno a batteria, quindi sta tanto nelle situazioni, però diciamo che in via generale, questo è il settaggio che solitamente si usa. E nel tuo caso, che importanza hanno le batterie e quindi power bank e di conseguenza anche poi tutto quello che riguarda la parte dell'illuminazione, quindi le luci, le pile e via dicendo? Allora, io l'anno scorso, sinceramente, al contrario di tanti che non l'hanno usato, mi sono trovato benissimo con la Dinamo in Marocco. Avevo una Dinamo Son, classico Dinamo, con una luce supernova e che anche a basse velocità faceva la giusta illuminazione che mi bastava, diciamo, per vedere. E questo mi faceva stare tranquillo perché avevo una luce e non dovevo pensare a caricarla. Cioè, avere sempre la carica, cioè, è un po' una fobia che ho io probabilmente. Di magari rimanere senza batterie per la luce, mentre in questo modo avevo una luce ovviamente di backup, bisogna averla perché se eventualmente la dinamo non va più, la luce di backup bisognerà averla. Però su quello cioè, ha funzionato tutto benissimo e io non ho mai dovuto caricare la luce. E poi di giorno avevo un
una sorta di scambiatore che praticamente mi permetteva di caricare anche il telefono. Certo. Quindi lo caricava poco, perché ovviamente non essendoci velocità alte non è che mi faceva una carica completa, però lo caricava quel che bastava per far sì che quando magari mi fermavo in un posto dove avevo una presa, con 10 minuti avevo tutto carico al 100%. Certo. Però diciamo non tutti la pensano come me. Magari, dico io, magari utilizzavo anche il telefono per mandare delle foto a casa o comunque per cercare di creare dei contenuti mentre pedalavo. Magari chi non ha questo interesse ma vuole godersi semplicemente il paesaggio, al telefono gli serve neanche perché magari lo tiene, in modalità aereo per 3 giorni, se ha un telefono buono non serve neanche che lo carichi. Certo. Quindi lì dipende anche tanto su quanti device utilizziamo, e bisogna pensare bene diciamo a questo. Però io ti dico, con Pianificare. la luce alla dinamo mi ero trovato bene. Penso che tu sia il primo che Sì, sento che è probabilmente ritornato alla dinamo. sì, ma dico, io l'avevo provato e inizialmente mi sembrava strano perché mi sembrava che fosse super attrito, eccetera. Invece l'attrito mentre ti muovi non è poi così tanto. Sì, sono consapevole che probabilmente sono l'unico Però l'idea è a. interessante perché il fatto anche di avere lo scambiatore per il cellulare durante il giorno e così, insomma, ti dà un'autonomia che diversamente con un power bank finito non avresti. Sì, ma anche. Come la vedo io, una cosa in meno da fare, cioè Anche. praticamente fermarsi, pensare che devo caricare luce, telefono, questo, quell'altro, lì bene o male io mi fermavo, magari avevo la Dino, non lo attaccavo direttamente al telefono, ma avevo comunque una batteria, una power bank attaccata allo scambiatore, e poi partivo un cavo e attaccavo il telefono, così da evitare che si potesse essere un corto che bruciasse il telefono, però intanto quella batteria veniva caricata di continuo. Mi Certo. fermavo a mangiare, attaccavo la batteria e si caricava magari di quello che mancava, ed ero con la batteria io ero a posto. Quindi boh, secondo me la vedevo più come una cosa in meno da pensare. Certo, è molto interessante, anzi, poi magari se c'è qualcuno che ci ascolta, magari anche come Enrico Viel che ha un negozio qua a Belluno, Robby Bike, magari è un qualcosa che potrebbe sviluppare nei prossimi mesi, magari si potrebbe fare una serata. Per quanto riguarda appunto i viaggi, come pianifichi anche la Off the Beaten Veneto, quindi l'avventura da 1000 km, 3200 metri, più improvvisazione o più programmazione? Allora lì diciamo che ho cominciato a collaborare con un'app che è Komoot, da quasi un anno, poco prima del lockdown, fatalità, e diciamo che adesso utilizzo quell'app lì per creare i miei percorsi, soprattutto creare percorsi da fare dove non sono mai stato, che diciamo che finché crei un percorso nelle zone dove batti abbastanza spesso, diciamo, l'errore è abbastanza minimo, mentre quando si va in zone dove non sei mai stato, sì, puoi chiedere a amici quanto vuoi, però comunque non è, se vuoi essere autonomo, devi tra virgolette studiarti molto bene la traccia, e su questo Komoot dà una grossa mano, anche perché adesso Komoot comincia a essere utilizzato da tanti utenti, e tanti utenti all'interno mettono informazioni. Tu puoi trovare all'interno, aprendo la mappa, vuoi passare in quella zona, trovi magari delle persone che sono già passate e hanno messo un puntino che identifica che quella strada, che so, è percorribile, ha un certo grado di difficoltà, o comunque vedi magari la gente che ha fatto già quel percorso lì. Quindi se si vuole scoprire una zona dove non si è mai stati, comunque dà molte informazioni. Sta a noi poi perdere il tempo necessario a creare una traccia fattibile, e non è, cioè, non è, diciamo, una traccia non si crea
mettendo un punto A, un punto B e lasciare che la macchina lavori. No, ci vuole, Certo. bisogna studiarla, bisogna guardare dove si passa. Poi è chiaro, l'imprevisto ci sta e si deve sempre metterlo in conto. Questa estate che avevo fatto quella traccia lì, era una traccia tutta in prealpi. E il 70% dei sentieri che avevo fatto, cioè che ho inserito, non li avevo mai fatti e ho sbagliato su, alla fine avevo tagliato anche la traccia perché avevo fatto 700 km solo per il tempo, per il meteo che era un po' avverso. Ho sbagliato una volta, cioè ho trovato un errore grosso, diciamo che pensavo di non camminare, invece ho dovuto camminare mezz'ora. Però il resto era come, tra virgolette, Komoot me l'aveva descritto virtualmente, diciamo. Sì, no, è Quindi. importante anche tutte queste applicazioni perché oltre alla verifica, come dici te, del tracciato, ti danno anche la possibilità di vedere gli altri perché ti dà la condivisione in base a dove sei e quindi la possibilità di esplorare veramente tracce che son, gente ha già percorso e tu magari non sei mai stato. Esatto. Eppure un'altra cosa che ho trovato molto interessante di Komoot è provare a fare delle tracce e lì invece lasciare lavorare un po' cioè in automatico dove si pedala spesso. Cioè, delle volte ho capitato di passare delle strade che non conoscevo, cioè che passavo magari a 1 chilometro di distanza oppure salite inedite che non avevo mai fatto. Perché Komoot le identificava come meno trafficate o comunque più tranquille, più adatte alla bici. Quindi anche Certo. delle volte magari lasciar perdere di andare sempre sulle solite strade e provare a pianificare con Komoot un giro nelle zone che magari crediamo di conoscere bene. Un'altra cosa di Komoot è che, anche ad esempio, l'Atlas non è stato solo andare in bici e poi andare lì e pedalare, no, passavamo le sere con Federico dalle 9 fino alle 2 di notte a, diciamo, a spostare la traccia chilometro per chilometro e tirarci giù le informazioni che riuscivamo a capire dal satellite nascondendo la traccia di Komoot. Quello lì ci ha aiutato tantissimo, soprattutto ad aggiungere informazioni oltre a quelle che ci aveva dato l'organizzazione, perché c'erano dei villaggi che non aveva assegnato l'organizzazione, però che noi avevamo identificato e che una volta banalmente ci hanno salvato una sera e abbiamo fatto una cena al posto di stare a stomaco vuoto. Beh, cavolo. Quindi diciamo che ormai gli strumenti per creare delle tracce sono abbastanza precisi, basta solo perderci del tempo. Non è, cioè, se pensiamo di aprire Komoot e in 3 minuti fare una traccia su un posto dove non siamo mai stati, non è così. È meglio continuare ad andare in bicicletta in piazza a questo punto, se non si ha la voglia di esplorare dalla traccia in primis e quindi Ma nell'organizzazione. cioè, banalmente perdo delle sere e mi accorgo che magari dopo sono da un'ora fissato lì su Komoot a pianificare per crearmi dei percorsi che magari un giorno farò. Ho dei percorsi creati su Komoot nelle Dolomiti Gravel che voglio, cioè l'anno scorso ovviamente col periodo che era non sono riuscito ad andare a fare e che non vedo l'ora di provare di Ma li hai impostati come pubblici? No. non penso non tengo ancora per me Però ecco, comunque vi perché invito. no, più che altro non li rendo pubblici perché almeno li provo. Li faccio, vedo che sono fattibili, li pubblico. Ecco, Metti comunque. caso che ho sbagliato a creare la traccia in un punto pericoloso, cosa, e una persona si fida di me e va a occhi chiusi, magari cioè, non dico che si fa male, però non mi va, È quindi meglio testarli prima. prima li testo e poi se tutto è fattibile, li pubblico tranquillamente. Ecco, comunque invito chi ci ascolta a seguire Mattia De Marchi su Komoot perché appunto c'è la possibilità di ripercorrere alcune tracce che Mattia appunto ha già fatto. Io avrei ancora una. Banalmente anche in prealpi, cioè nelle prealpi, in zona Belluno, quelle posti lì, ci sono dei posti che ho scoperto
un anno fa che io non sapevo neanche che esistevano, grazie a Komoot e le mie giornate di bici dove volevo perdermi. Ma penso che il bello della bici, o meglio, il bello della gravel, perché è una via di mezzo tra il ciclismo di strada e la mountain bike, no? Però il bello penso che sia il perdersi. Avere la possibilità veramente di dire adesso vado in quella zona e la giro a caso. Tanto poi con l'applicazione al massimo faccio un comeback e me ne ritorno sulla traccia che ho appena fatto. Quindi, però il bello è anche quello, penso che sia proprio una cosa unica. Tra le altre cose, su molte fotografie vediamo la macchina fotografica alle tue spalle. A me piace la fotografia, quindi una piccola domanda, come mai? Allora, diciamo che è un piccolo fake quella lì per ora, perché la porto con me, ma non so utilizzarla bene, nel senso che è una delle cose che voglio pian piano imparare a fare, per quanto ovviamente io sono dell'idea che comunque fotografi un po' si nasce, nel senso che cioè, è una cosa che ti viene naturale e io lo dico proprio chiaro, non mi viene, non mi, è una di quelle cose che voglio imparare a fare. Mi sono comprato anche da poco un drone dove spero di utilizzarlo il prossimo anno in qualche, magari in qualche giornata per creare magari dei contenuti. Però diciamo che quello che mi piace a me e magari mi riesce molto meglio con un telefono, anche perché la macchina fotografica comunque è impegnativa e infatti dedico proprio delle uscite magari con degli amici per usarla, nel senso per fare delle belle foto, comunque cercare di fare delle belle foto non tanto per tenermele lì per me, ma per invogliare le persone magari ad andare in quei posti. E a me magari viene molto meglio fare dei contenuti con un telefono che magari risultano un po' più semplici e mi piace tantissimo condividerli. Ma condividerli non per farmi della pubblicità, ma perché voglio, cioè mi piace che quando una persona mi chiede dove sono, mi chiede come faccio ad arrivare lì, riesco ad arrivarci con la grave, riesco ad arrivarci con la mountain bike, cioè mi piace condividere per questo, per far scoprire che, come dice, le varie sfaccettature della bici. Banalmente mi è successo qualche. Ancora quando eravamo quei pochi mesi che eravamo liberi, diciamo prima di ottobre, di fare delle giornate in bivacco. Quindi con degli amici, fare un giro in bici, fermarsi lì, mangiare e poi ripartire la mattina dopo e tornare a casa. Cioè, ci sono un sacco di. Quello che faccio è perché per invogliare la gente a uscire A un po' dagli scoprire. schemi anche. Bello, molto bello. Adesso abbiamo qualche domanda. Allora, domande delle dirette. Rido perché qualcuna è simpatica. Allora, intanto, aspetta che recupero il nome. Beatrice Arcaro, spero di averlo detto giusto, chiede il significato del tuo tatuaggio, resilienza. Io non lo conosco, non so di che tatuaggio parla, quindi insomma ecco. Però è una scritta che ho sul braccio e nasce dal fatto che comunque io sono. È una parola forte, cioè è una parola. Tra virgolette, è uno stile di vita. Diciamo che difficilmente mi faccio abbattere o difficilmente vedo la difficoltà come un ostacolo. Quindi in questo magari mi sento un po' resiliente, riesco a magari a vedere nella difficoltà qualcosa di un'opportunità, o comunque quello che mi ha insegnato la bici è, come dicevo prima, ci sarà stata una delusione da una parte, ma dall'altra parte mi si è aperto un mondo. Quindi non mi sento resiliente in questo, cioè riesco ad andare oltre, non mi fermo tanto a pensare a perché non è andata bene di qua, perché non è andata bene di là. Doveva essere così, evidentemente. Ma cioè, dico, vedere il bicchiere magari sempre mezzo pieno, non mezzo vuoto, questa cosa qua mi ha aiutato anche in questi mesi. Cioè,
abbiamo passato un anno che non è stato, è Certo. stato un anno anomalo e molto difficile per tutti. Però io voglio vedere, voglio guardare avanti. Non... Io vedo che comunque questa situazione prima o dopo si sistemerà. Avrà dei... Ovviamente non sarà, magari tante cose non saranno più come prima, però non possiamo sicuramente fermarci, dobbiamo andare avanti. Guarda, è un discorso fatto anche con gli amici nelle giornate, nelle serate degli ultimi mesi. Sicuramente è stato un anno difficile, sicuramente è stato un anno psicologicamente importante, però forse ci ha fatto capire quanto le cose semplici e naturali, tipo l'abbraccio, una serata con gli amici, quanto da banali, quanto sono importanti adesso. Quindi forse quello che è accaduto non possiamo sicuramente modificarlo, però possiamo prenderne sicuramente un esempio per quello che sarà il nostro futuro. Quindi quello penso che, Esatto. come dici te, per una porta che si chiude probabilmente riusciamo a aprirne un'altra. L'importante è cogliere di quello che è successo, cogliere gli spunti positivi per poterne comunque andare oltre. E oltre, tra l'altro, ti dico, per me è una parola molto importante. La mia associazione è un'associazione sportiva, come ti dicevo le altre serate, e si chiama Oltre Team. Oltre sta proprio nel fatto che se andiamo oltre e ci mettiamo il cuore, i nostri chilometri, nel senso di biciclette, possono avere un senso. È inutile fermarci, andiamo oltre, cerchiamo di guardare più avanti. E quello, secondo me, è uno spunto veramente molto importante. Ultime due domande, perché come sempre i 20-30 minuti diventano l'ora abbondante. Intanto, grazie anche alla tua semplicità e simpatia. Allora, intanto Enrico Biel fa due domande. Una è di venire a fare il GAB, il Gran Anello Bellunese, che Mattia ha già detto che ci sarà, anzi doveva averlo già fatto nelle settimane scorse, però purtroppo è stato quello che è, e sicuramente lo farà in versione invernale, appena la neve lo permette. Quando è possibile, giuro, giuro, lo farò. E tra l'altro, appunto, andrà anche a trovare Enrico e quindi ci troveremo per un Chiaro. caffè, insomma. Enrico chiede poi... Come la pensi dell'interesse del Lucci per il gravel? Diciamo che era è una conseguenza, nel senso che ovviamente il commercio, cioè banalmente la bici a gravel è quella più venduta negli ultimi 2 o 3 anni, probabilmente nella nostra zona, grazie anche ai commercianti che hanno creduto molti anni fa, probabilmente prima di che esplodesse tutto questo movimento nel mondo gravel. E quindi io spero vivamente nasca qualcosa che riconosca il mondo del gravel, ma nel senso che se sbarcherà la vedo ancora molto difficile che sbarcherà nel mondo dei professionisti, quindi ci vuole ancora qualche passaggio. Certo. Però diciamo che io non, certi magari la vedono come una cosa non positiva perché vedono il gravel solo come diciamo come una cosa non competitiva. Quindi degli eventi legati non alla prestazione, ma a stare insieme. Io sono un po' nel mezzo, ci possono convivere entrambe le cose. Magari tanti hanno paura che finisca magari come le Gran Fondo, che magari c'è molta gente fissata sulle Gran Fondo e le vedono, cioè si pensano magari dei professionisti, non lo so. L'importante è cioè, vogliamo interpretare il gravel noi, siamo liberi di andare a pedalare da soli o siamo liberi magari di andare a fare una gara. Io vorrei tantissimo andare a confrontarmi magari con il mondo professionistico, essendo non un professionista di professione, ma perché faccio gravel. Quindi io la vedo in maniera assolutamente positiva. E Non si sa mai. quindi Ben venga. venga.
Ultima domanda, poi veramente andiamo in chiusura, che non è più una domanda, è un'affermazione che molti ti chiedono di tagliarti la barba. C'è chi anche chiede se vuoi provare un pizzetto o qualcosa di simile, insomma. Tra l'altro anche in Instagram, probabilmente nell'ultimo giorno, forse avevi messo un sondaggio, ma chi ha vinto? Barba o senza barba? No, ma in realtà tagliare la barba non intendo tagliare la barba del tutto, sia chiaro. Intendo accorciarla. No, ha vinto, in realtà avrebbe vinto non fare niente, tienila così, però no, va bene, dai, mi darò una sistemata. Una sistematina. Va bene. Io direi che andiamo in chiusura perché ormai abbiamo passato veramente l'ora e i 10 minuti e ti abbiamo portato via tanto tempo, Mattia. Ma figurati. Beh, guarda, intanto grazie perché veramente è stata una chiacchierata molto, molto utile dalle parti, per quanto riguarda la parte tecnica e di conoscenza anche di questo mondo dell'ultracycling che stai veramente affrontando come appunto la nuova rivelazione italiana dell'ultraciclismo. E come promesso, insomma, verrai a pedalare nel Bellunese in una giornata oltre team alla Sì, scoperta, appunto. sicuramente. E quindi insomma ti aspettiamo e organizzeremo appunto a marzo, magari quando ci dirai che hai un po' di tempo, organizzeremo questa pedalata con te. Mattia, grazie mille, è stato veramente un onore per me poter chiacchierare con te questa sera e ringrazio soprattutto le persone che ci hanno ascoltato e ti meriti questo applauso da VIP perché veramente sei una persona veramente che se lo merita sia per come vivi la bicicletta, sia per quello che stai facendo, penso, ma arrivare alla pari di Omar di Felice penso che sia un risultato molto, ma molto importante, oltre alle gare che hai vinto, che sono veramente tante. Quindi grazie mille, un saluto a te e niente, noi andiamo con i titoli di chiusura, Grazie come a tutti. grazie a te. E niente, ci vedremo in bici, sicuramente. Certo, quello sicuramente sulle due ruote e sicuramente gravel. Nel Sicuramente. frattempo, qua sulla mia sinistra potete vedere tutti i link, quindi il video che verrà caricato sul mio canale YouTube, al link youtube.lucamares.it. Segue sotto il link per il canale Instagram, il canale dei podcast dove potete risentire tutti questi appuntamenti e anche un contatto WhatsApp per chi vuole porre domande oppure vuole farsi avanti. Una gentilezza che vi chiedo a tutti è nel momento in cui entrate nel mio canale YouTube di cliccare mi piace il video, ma soprattutto di seguirlo. È una piccola gentilezza, ma insomma può aumentare il valore del canale. Grazie a tutti e buona serata e a presto. Ciao. Ciao a tutti.